Davanti al peggior risultato storico del tedesco Espede alle recenti consultazioni europee, la loro leader Andrea Nahles abbandona l'incarico e si dimette sia dalla presidenza del partito che dal ruolo di capogruppo dei socialdemocratici al Bundestag. L'Espede ha incassato soltanto il 15,8% il 26 maggio scorso, facendosi superare dai Verdi. In un messaggio al partito, Nahles ha invitato la dirigenza a procedere con fiducia e rispetto, ma intanto si profilano i possibili scenari di successione. Fra i primi nomi in lizza si parla della governatrice della Renania-Palatinato, Malu Dreyer. Le dimissioni di Nahles hanno scosso Berlino, avranno dei contraccolpi sulla compagine di governo. I malumori all'interno dei socialdemocratici sono tanti. Soprattutto spiace il rango di partito subalterno alla CDU, peraltro di un'Angela Merkel in fine carriera. La leader dell'Unione Cristiano Democratica, Annegret Kramp-Karrenbauer, si è affrettata a liquidare il poco confortante passaggio alle urne con un invito a procedere con la grande coalizione. Certo, se la SPD è in crisi, la CDU di Angela Merkel non sorride davanti al suo 28,9% di consensi, che pur mantenendo il partito in prima posizione, è il peggior risultato in una consultazione comunque di rilievo. Continueremo il lavoro del governo con tutta la serietà e con un grande senso di responsabilità, assicura Merkel. Tanto i cristiano-democratici che i socialdemocratici non sono riusciti a intercettare il voto dei giovani. Le distonie interne all'SPD sono anche quelle indicate da uno dei membri del direttivo, Olaf Scholz, che avrebbe voluto staccare la spina dell'esecutivo della Merkel, cosa che Nahles non ha mai pensato di fare.